I'm the Invisible Man. Incredible how you can. Continua la positiva collaborazione di OK Motori con Dario Cerrato, che questa settimana ha provato per voi una vettura grintosa dal cuore sportivo, la Nissan Sunny GT-R. Prima di passare al car test, vediamone in sintesi le caratteristiche. La GT-R è l'elaborazione sportiva di tutta la gamma Sunny e sviluppa il tema della sportività integrata alla piena sicurezza della trazione integrale. Essa è praticamente la versione stradale della vettura che corre nel mondiale rally. Per questo è prodotta in esemplari limitati ed ha un costo di circa 49 milioni di lire. Il design esterno è decisamente aggressivo e viene sottolineato dalle prese d'aria sul cofano e dallo spoiler posteriore. Le sue doti fondamentali si celano sotto il cofano. 220 cavalli di potenza massima a 6.400 giri minuto che si scaricano a terra in un'accelerazione bruciante da 0 a 100 km orari in 5,2 secondi e che consentono una velocità massima di 223 km orari. Vocazione sportiva non penalizza l'abitabilità e il comfort di questa vettura, evidenziato da allestimenti particolarmente completi. Ancora un'occhiata al motore, un 2 litri equipaggiato con turbocompressore Garrett T3 e intercooler. Il moto è trasmesso alle ruote in totale sicurezza grazie al sistema di trazione integrale permanente basato su due giunti viscosi. La sospensione anteriore deriva da quella tipica schema McPherson delle Sunny 4x4, ma la geometria e i parametri degli ammortizzatori sono stati modificati in modo da adattarle alla superiore potenza erogata dal motore della Sunny GT-R e a un eventuale impiego sportivo. Di serie i quattro freni a disco, quelli anteriori sono autoventilanti e il sistema di frenata antibloccaggio ABS. Ed ora la parola a Dario Cerrato. Dario Cerrato, un tuo giudizio sul design di questa Nissan Sunny GT a trazione integrale? Mi è piaciuto subito l'aspetto molto grintoso che ha, anche grazie all'alettone posteriore. È una macchina che sicuramente assomiglia alle macchine che sono abituato a guidare io, cioè una macchina da corsa. In effetti, al primo impatto, viene istintivo paragonarla con la regina dei rally, la Delta Integrale. La GT-R ha dimensioni assai vicine a quelle della vecchia Delta 16 valvole. Decisivo vantaggio della Sunny nei confronti della concorrente, il peso, 1230 kg in ordine di marcia. Da una vettura simile si esigono quindi nuovi limiti di prestazioni, di facilità di guida e di comfort. Allora, cosa possiamo dire del comfort di questa vettura, Dario? Ma i sedili sono notevolmente avvolgenti e anatomici proprio per il tipo di guida sportiva che si ha con questa vettura. E l'interno della macchina è generalmente buono, è un po' rumorosa, ma si sa che un motore che sviluppa tanti cavalli deve fare un po' di rumore. Il 2 litri della Nissan Sunny GT-R può vantare 15 cavalli in più rispetto a quello della Delta. Sentiamo che cosa ne pensa Dario Cerrato. Il motore della Nissan ha delle caratteristiche eccezionali. Ha una potenza notevole e soprattutto un'elasticità che ti permette l'utilizzo fin dai bassi regimi. A dispetto delle carreggiate relativamente strette e della notevole altezza del corpo vettura, la Nissan Sunny GT-R vanta un ottimo assetto che permette di controllare l'esuberanza del motore.
Stabile, ben coadiuvata da uno sterzo pronto e preciso, assorbe avvallamenti ed ossi senza scomporsi. Il suo comportamento stradale è sicuro e divertente. La tenuta offerta da questa raffinata trazione integrale è quanto di meglio si possa trovare oggi sul mercato a questo prezzo. Una nota positiva della Sunny è il cambio, con innesti rapidi e precisi e con il rapporto sempre giusto. A mio avviso la Sunny, per un impiego sportivo, ha le sospensioni un po' troppo morbide, ma questo favorisce i lunghi spostamenti su autostrada e il comfort in genere. Il comportamento in curva della Sunny è sostanzialmente neutro. Ha un leggero sottosterzo in ingresso di curva, ma questa è una caratteristica di tutte le quattro ruote motrici. In conclusione, una vettura agile e sincera, con un ottimo assetto che mi ha permesso di effettuare una guida veloce e sicura e di sfruttare l'enorme potenza del motore. Ed oggi anche gli sportivi italiani, con la commercializzazione in piccoli numeri avviata da qualche mese sul nostro mercato, possono conoscere e apprezzare il carattere fuori dal comune di questa brillante protagonista del campionato mondiale rally, la Nissan Sunny GT-R.